per esempio ho cominciato, ero piccola, avevo 6-7 anni, e era l'unico mio gioco invernale praticamente. Due pezzi di legna da ardere, facevo la capanna, statuine di carta, tanto muschio perché allora c'era, no? E il bello per me era che tutti i giorni io disfacevo il mio presepio e lo rifacevo nuovo, perché finito il presepio io ne rifarei un altro. E ho ricominciato a fare presepi così, con una scatola di scarpe, dove ho ritagliato porte e finestre, messo due tavoli, una sedia, eccetera. E poi ho fatto una capanna con corteccia, rami, quello che trovavo, tutto materiale povero, e che è piaciuto alla gente ed è stato esposto nella chiesa di Maddalene, nella frazione di Fossano. Lì il presepio era piccolino all'inizio, poi pian pianino l'abbiamo sempre allargato, aggiungendo case, mestieri, eccetera. Finché quel presepio è arrivato a misurare quasi 50 metri quadrati. Il materiale è sempre stato povero, poi anche lì le cose sono andate a finire, ma io ho sempre continuato a casa mia, cominciando questi due presepi che espongo quest'anno a Fossano, nella chiesa di San Giovanni. Il primo che ho esposto l'anno scorso rappresenta Betlemme, praticamente la città di Betlemme. È piaciuto, allora l'abbiamo riesposto quest'anno, ma mancava qualcosa, allora ne ho fatto uno nuovo, che rappresenta una borgata, una semplice borgata di montagna, le nostre borgate con le nostre tradizioni montane. È completamente diverso perché è tutto sotto la neve. La superficie totale è di 45 metri quadrati dei due presepi. Le statuine sono, nel presepe innevato sono 56 e nel presepe che rappresenta Betlemme sono 129.